È un problema questa recensione di Uncharted 4. È un problema grave perché dobbiamo attirare la gente a guardare questo video. Ormai su YouTube vanno le top di cazzate, peraltro, oppure i titoli acchiappeschi fatti apposta per fare capire una cosa e invece poi è un'altra. Se scriviamo recensione, non se la guarda. Nessun recensione opinione, forse facciamo 2 views in più. No, noi dobbiamo fare views perché dobbiamo fare tanti soldi. E allora possiamo fare tipo tot cose che sono belle di Uncharted. E così fa schifo, perché la gente lo sa che Uncharted è bello. No, noi ci dobbiamo trovare apposta delle cose che non vanno bene. Come va di moda oggi su YouTube? Dai, ci dobbiamo trovare. Così tutta la fanbase di Uncharted poi c'è pure con noi e si incazza. È bello, bello. Belli, tanti dislike, però tanto onore. Ma infatti, tante views soprattutto. Sì. Allora, dobbiamo analizzare le cose classiche delle recensioni, no? Come punti, no? Per esempio grafica, gameplay, longevità e trama. Allora, così possiamo fare 4 cose che non vanno. Perfetto. Cioè, 4 cose che fanno schifo di Uncharted. Sì, che sono una merda di Uncharted. Uncharted è una merda, ecco i 4 motivi. Dai. Perfetto, ottimo. Perfetto. Allora, cominciamo con la grafica. La grafica, se vogliamo, non è che è un po' eccessiva. Ah, tu dici quindi che è eccessiva. Un po' troppo, no? Che dici? Questa mania da parte di Naughty Dog di fare sempre meglio degli altri per fare sentire i complessi di inferiorità, esatto, agli altri, se cioè quei volti, no? Tutte le espressioni, quelle espressioni così realistiche, i pori, no? Praticamente si vedono i pori. Quei paesaggi, che t'hanno fatto? Ah, che bellezza, mamma mia, che bellezza. No, la grafica non la possiamo. Levo. E già siamo a 3 punti che fanno schifo. Gameplay. Parliamo del gameplay. Ci sono i difetti. Per esempio, Nathan salta male, secondo me. Male. Non proprio bene. Sì, cioè, non salta. Sì, si appiglia ogni tanto un po', no? Fatto benino, se vogliamo, no? E poi per esempio i punti in cui lui si deve aggrappare si vedono e non si vedono, il che è quasi realistico, cioè non è proprio palese il punto in cui ti deve aggrappare, come per esempio in Assassin's Creed o in Tomb Raider oppure nei precedenti Uncharted. Adesso è fatto più realistico, alcune volte si vede proprio che ti dice proprio ti devi arrampicare qua e quindi... Però ci sta. Ci sta, poi in generale passiamo a un'altra parte del gameplay, le parti in cui si deve sparare. Esatto, mamma mia, là ce ne sarebbero da dire, sì, là ce ne sarebbero. Per esempio. Allora, l'IA non è straordinaria. Ecco, l'IA non è tanto. L'intelligenza artificiale dei nemici, no, ogni tanto si buttano un po' contro di te, poi magari non ti vedono mentre sei in realtà in bella vista. Questo ecco, è vero, questo però. Non so se è abbastanza per dire che faccia proprio schifo. Per esempio lo stealth è fatto ma lo stealth è fatto bene. Aspetta. Cosa? Non c'è la vista dell'aquila. Non c'è la vista speciale. Abbiamo trovato un punto che perfetto, possiamo. Quindi non c'è assolutamente quindi nessuna visione speciale. No, non puoi vedere i nemici attraverso. Ok, segna che il gameplay fa Aspetta. Noi avevamo detto che la vista dell'aquila è una cagata, che la mettono ormai in tutti i giochi. Pure in FIFA c'è la vista dell'aquila, quindi questo anzi è un punto a favore. E quindi che dobbiamo fare? Niente, cancella gameplay, non va bene perché è fatto bene pure quello. Allora, longevità? Sì. È corto. Il gioco è corto, sì. È corto. Neanche il tempo di una... Va bene, non voglio dire cosa perché sennò poi rischio di essere volgare, però... Per quanto ci siamo stati 14 ore e mezza a finirlo e non abbiamo preso neanche tutti i tesori Io già mi stavo anche scocciando. Sì, quasi quasi ci usciva dagli occhi, come si suol dire, no? Il multiplayer l'abbiamo solo assaggiato. C'è tutto il multiplayer che è fatto pure bene. Attenzione perché è fatto bene, sì. La longevità direi che va effettivamente bene. Effettivamente è buona. Sì, è buona. Sì. Quindi non cancella. Non va bene. Ok, siamo seriamente in difficoltà perché è rimasto l'unico punto, la trama, che ci possa permettere di dire che Uncharted 4 è una merda. La trama. Allora, sicuramente non è stata scritta da uno sceneggiatore, da Kubrick, ecco, non è 2001 Odissea nello spazio. Questo lo possiamo mettere per iscritto, non è 2001 Odissea nello spazio. Quindi non è 2001 Odissea nello spazio. Da qui a dire che fa schifo, però anzi, ci passa tipo, ecco,
delle dimensioni di Rocco Siffredi, voglio dire. Io sinceramente mi sono pure commossa in questi momenti. Sì, la trama è pure commovente, in effetti, sì. Poi ci sono tanti easter egg, tante citazioni, riferimenti ai precedenti Uncharted che sono veramente oro colato. Tante belle circostanze, momenti appassionanti, location eccezionali che esaltano quella trama che effettivamente si dipana in una maniera consona a un gioco action. Certo, non è 2001 Odissea nello spazio. No, su questo non siamo è d'accordo. 2001 Odissea nello spazio. No, forse il doppiaggio il doppiaggio non è male, però la voce di Nathan è un po' troppo tipo... un po' troppo gigioneggiante. Ecco, gigioneggiante. Abbiamo pensato la stessa cosa. Però per questo non fa schifo la trama. Non si può dire che fa schifo. Sì, però se io cancello trama non rimane più niente. Cioè, intanto cancella, aspetta, perché è rimasto che i quattro parametri, quindi grafica è buona, gameplay è buono, longevità è buona, trama è buona. Che facciamo? Dobbiamo trovare un altro punto. Ti rendi conto che dobbiamo scrivere per forza Uncharted 4 recensione opinione, oppure Uncharted 4 è un capolavoro, oppure Uncharted 4 è bello, e non se la cagherà nessuno sta recensione, Maria. Dobbiamo trovare un'alternativa, dobbiamo trovare un altro punto, una cosa negativa, pensa a una cosa brutta di Uncharted 4. Ci sono. Ci sono. Ti aspettavi che mi uscisse un'idea, infatti sì. Mi è venuta. E questa è perfetta. Ah, perché la coprotagonista è cosa? La bionda, Elena, esatto. Non ha minne. Cioè, facci caso, non ce le ha. Non ha minne. Midna è una cosa importante. Che se in un gioco d'azione tu non ci metti. Già gliel'hanno levate a Lara Croft. Pure è una certa. Sì, però voglio dire, questo sarebbe un motivo per quanto stupido. E ha sempre gli stessi capelli dal primo Uncharted. Ah, ecco, tutti pisciati, biondi all'indietro con la coda. E quindi, se vogliamo, ci metti che Elena, la protagonista, non ha minne. E quindi, siccome le tette sono due, e Uncharted 4 è una merda, ecco i due motivi che spiegano perché. Facciamo una cosa, non la facciamo questa recensione, esatto. E ce ne laviamo le mani. Domani niente video. Ma perché sta cosa è per forza dobbiamo fare il video? Ma dove c'è scritto? Cioè, a un certo punto usciamo, ci facciamo una passeggiata e poi, signori miei, su Facebook scriviamo Mangiate, oppure scriviamo Mangiate fa schifo, vaffanculo, e sempre qualche like arriva solo perché siamo famosi.